torniamo all'intervista trasmessa su Radio Sintonia il 12 maggio 2013 all'arbitro di pallavolo Sabrina. Buon ascolto! Allora, continuiamo a parlare di sport come facciamo ogni domenica con i tornei CAM di Paolo Allegrini. Oggi non parliamo di calcio né 5, né 7, né 11, ma parliamo di un'altra bella disciplina che è la pallavolo. Sabina, pronto? Buongiorno, pronto. Buongiorno, allora, stanno per iniziare le finali, o no? Sì, esatto, esattamente sabato 18 maggio. Ah, quindi tra un po' una settimana praticamente. Sì, esatto, sì. Saremo a Cagliari, al palazzetto dell'Aquila, uh-huh. E si disputerà la finale di A1 e di A2. Le squadre saranno gemelli di A1, gemelli diversi di Quartuccio contro Sarco Post San Vito, mentre di A2 Gas Gesico e Volley Monserrato. Ho capito, tu sei arbitro. Io sono arbitro, sì. E arbitrerai le queste finali, sì? Sì, 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 sono già stata designata e... bella responsabilità, e qui, direi. Attenzione. La colpa è sempre dell'arbitro quando si perde, quindi... Sì, sì, quello guarda, anzi voi, voglio dire, già la pallavolo è un torneo un po' più... Figurati chi arbitra le partite di calcio, cioè qualsiasi sì. cosa accade è colpa della... Non c'è niente, l'arbitro ha sempre le colpe, non c'è niente da fare, non... L'unica differenza è che l'arbitro di calcio può correre se qualcuno lo sta minacciando. Noi siamo nel seggiolone, quindi magari ci faranno cadere. Infatti, muovono il seggiolone. Che... È più pericoloso. È più pericoloso. Esatto. Senti, ma sei da tanto che fai l'arbitro, oppure è una cosa recente che... No, no, allora io con la CAM ci sono almeno 6 anni, sono anche arbitro FIPA, sì, sono affezionata alla CAM, ecco. Di Paolo Allegrini. Ho capito, quindi oltre a queste finali di sabato prossimo ci sono anche altri tornei in programma, no? Sì, sì, allora questa settimana è già iniziato il torneo Sintoni estivo. Ci sono delle bellissime squadre, perché oltre alle squadre insomma già conosciute abbiamo dei nuovi ingressi con atleti anche preparati che vogliono provare a stare con noi, con questo gruppo. Durerà circa 2 mesi, le squadre sono 20. Certo, vincere su 20 squadre sarebbe una bella soddisfazione per chiunque vincerà, perché insomma non è da poco sicuramente. Se la contendono. Infatti, va bene. Sì, sì. Sabina, volevi aggiungere qualcos'altro? Sì, allora, niente, volevo ricordare che tutti i giovedì abbiamo a disposizione la palestra dell'Euclide, che sta in via Alfonso Ligas, fronte al Broccio, per degli allenamenti liberi. In questo contesto l'atleta che vuole avvicinarsi alla pallavolo vede la nostra realtà, la realtà CAM. In ogni incontro ci sarà un arbitro che comunque spiegherà il regolamento, certo. Perché noi abbiamo un regolamento interno, e un tecnico sportivo per appunto indirizzare l'atleta poi a iscriversi, non so, al campionato, oppure se lo vuole fare soltanto così per divertirsi. Ho capito. Vorrei ricordare anche che allora abbiamo due differenti serie, la 1 e la 2. La 2 è mirata proprio all'amatoriale, al divertimento e chi vuol stare in compagnia, mentre la 1 è più specifico per atleti, ecco, già insomma, ex atleti, insomma, persone più preparate. Esatto. Benissimo, Sabina, sei stata chiarissima, brava. Grazie. Vi ricordo che potete visitare il sito camsardegna.it, sarà felice Paolo. La sede del comitato regionale in via Giudice Mariano a Cagliari. Siamo su Facebook, c'è un gruppo aperto a tutti, quindi chi vuole contattarci può vedere tutte le novità. Benissimo, vedrai i complimenti di Paolo adesso, ti chiama, vedrai. Vi aspettiamo sabato 18. Sabato 18, grazie Sabina, buona grazie domenica, a voi, divertiti. Ciao a tutti. Ciao. L'appuntamento con il CAM per domenica prossima, sempre alla stessa ora, minuto più, minuto meno. Puntata di Sport in Campo. TV CAM vi ringrazia per l'ascolto e vi ricorda il sito www.cam.sardegna.it per tutte le notizie relative alle manifestazioni CAM. Un caloroso saluto, alla prossima puntata. Ciao!